Adesso proseguiamo con un altro intervento. Come sapete, il 1º dicembre è giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. Invitiamo la presidente della Lila, Brunella. Iniziative, tra queste anche la campagna di sensibilizzazione del gruppo MST sulle malattie sessualmente trasmissibili. A te il microfono. Ok, grazie a tutti. Come ogni anno mi ritrovo qui e devo dire sempre le stesse cose, tra l'altro, quindi sono anche un po' in imbarazzo, devo dire. E niente, una cosa seria che voglio dire, che tutti quanti, insomma, penserete con me che sia abbastanza seria, è che è necessario fare il test. Stiamo facendo una campagna proprio per incentivare il test per l'HIV. Perché la stiamo facendo? Perché c'è una quantità enorme di persone che non sanno di essere sieropositive. Queste persone sono in primis persone che non stanno facendo una terapia e quindi stanno, come dire, non stanno facendo del bene alla propria salute. E sono anche delle persone che continuano purtroppo a trasmettere l'HIV agli altri. Per cui il nostro invito è a fare il test, lo dico perché noi abbiamo un centralino telefonico a cui arrivano molte telefonate, anche dalla Sardegna ovviamente, e c'è una grande resistenza a fare il test. Devo dire che c'è una resistenza più forte oggi di quella che io per esempio ricordo 10 anni fa, 15 anni fa. C'è proprio paura di fare il test. E la nostra campagna sull'SMS solidale è volta proprio a poter offrire presso tutte le sedi Lila il test salivare, che ha dei costi che non possiamo affrontare se un'istituzione, per esempio, non decide di farlo fare anche a Cagliari. Questa campagna cosa vuole fare? Vuole avvicinare le persone a fare il test in un luogo che sia non clinico, che sia, come dire, amicale in un certo senso, così come la Lila. Dico questo e mi preme dire che siamo anche molto lontani dal riconoscimento dei diritti delle persone sieropositive. C'è una grandissima discriminazione ancora oggi. Abbiamo datori di lavoro che indiscriminatamente continuano a imporre il test ai propri dipendenti e noi sappiamo bene che la legge non lo consente. Però, sino a che tutti non saremo, secondo me, consapevoli del fatto che è un compito di tutti fare prevenzione, è un compito di tutti anche avere rispetto della condizione di sieropositività degli altri. Finché continueremo ad avere un atteggiamento della serie che non è toccato a noi, non andremo da nessuna parte. Le persone positive continueranno a nascondersi, a non essere visibili, a non volersi rendere visibili perché c'è, e lo devo dire anche qui, una grandissima disinformazione sull'HIV e anche sull'MTS. Abbiamo iniziato da poco il percorso con Unica LGBT, proprio per cercare di arrivare anche ad una fascia di popolazione che fino ad ora magari ci è sfuggita, visto che noi facciamo le scuole secondarie e superiori, ma non perdiamo poi la fascia che viene subito dopo. Per cui l'invito è appunto a cercare di, come dire, cominciare a pensare che l'HIV è una patologia come tante altre, semplicemente che non è toccato magari a noi in prima persona incontrare una persona che potesse trasmetterla. Questo non significa che non possiamo essere in contatto o amici o frequentare o essere partner di una persona positiva. La Lila di Cagliari è composta di persone sieropositive e sieronegative. Significa una cosa normale, che siamo tutti tesi verso lo stesso obiettivo, cioè fare prevenzione, informazione corretta e far sì che i diritti vengano finalmente riconosciuti per le persone sieropositive. Grazie a tutti, vi invito alla marcia del 1º dicembre per chi volesse partecipare perché è comunque un segnale nei confronti della città volervi partecipare. Mi viene da dire che un segnale forte da parte di questa città, a parte ora la Unica LGBT che ha aperto questo sportello, sarebbe anche che ci fossero delle politiche sociali sull'HIV e sull'MTS fatte dalle istituzioni. Sarebbe un segnale forte e sappiamo bene, tu fai così, lo so, sono 20 anni che lo dico, però è grave perché io dico, io vivo in un mondo reale dove questo problema lo vedo tutti i giorni. È possibile che le nostre istituzioni non se ne rendano conto?
Mi sembra molto difficile che non ci si possa rendere conto. Non, quelli che vengono in sede provengono dal mio stesso ambiente amicale e di vita, come credo da quello di molte altre persone qui presenti. Per cui le istituzioni devono fare un passo verso le persone e anche verso le persone sieropositive. Grazie. Grazie a Brunella, grazie a Lila per il lavoro che svolgono e vediamo a proposito lo spot di quest'anno della Lila. Test di matematica. Positivo! Test della patente. Positivo! Test HIV. Test HIV. Fare il test è fondamentale per prevenire la diffusione del virus. Se è positivo, hai l'HIV, ma essere positivi non è più una condanna, se c'è chi ti aiuta. Sostieni Lila, che organizza giornate di test gratuito e supporta i giovani con HIV. Invia un SMS al 45504 o chiama da rete fissa e aiuta Lila a contrastare l'infezione. Negativo. E vai!